Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Azura's Wrath. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo kanda. La scorsa puntata ci siamo lasciati con un kanda che è veramente toccante a dir poco. Un risveglio brusco dove abbiamo scontrato i nostri pugni con quelli di Yasha per l'ultima volta. Ora invece una vita ben vissuta, come diceva August, tra l'altro. Wow. Il tempo è giunto. Niente più, niente meno. Va bene così. Wow, 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 wow. È tutto estremamente rossiccio ora. Ma che tra l'altro, è tutta sta storia. Io mi ricordo ancora l'imperatore all'inizio, ma... cioè, penso che fosse solo una scusante la sua morte. Niente più ormai. Ah, perché sono dei ricordi, ok. She cries every time you leave the house. Oh, poverina. I don't know what to do when she cries. Questo ditone gigante gli copre la faccia. The best I can do is punch anyone who makes her cry. How befitting of you. Right, Mithra? Vero che papino picchia cattivoni, eh? È piccolina lei. You concentrate on making the world a safe place for her. Oh. Proprio come diceva Yasha. You're at your best when you're fighting for what's right. Please. Il problema è che tutto quello in cui credeva ormai è stato distrutto. La moglie portata via, la figlia portata via, il cognato morto, tutti quanti che lo volevano morto. I will save your strength. Ormai è tardi, eh. Tutta colpa di Sergei, tra l'altro. I love you. O save Durga, o save Mithra, credo. Please. Be safe. Non ci avrei mai azzeccato. Bello però, cioè... ah! Abbiamo il tempo di metterci sotto l'acqua, dai. Va bene, in realtà, fa benissimo. Lavati prima dello scontro finale. Calma la tua ira. E vai a menare tutti quelli che fanno piangere tua figlia. E di nuovo, dobbiamo prendere start. Però sta cosa ti fa capire quanto effettivamente abbiamo dato peso a tutto. Ogni singolo episodio è parte di qualcosa di enorme. Quella navicella, chi la sta guidando? Azura o qualcun altro? Credo Azura a questo punto, però non ci giurerei. Infatti. Lui sempre sulla punta di qualsiasi cosa, con le braccia conserte, come Vegeta. Mi piace però, mi piace. Bello, 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 bello. Una vita ben vissuta. Guarda, da un titolo del genere posso solo aspettarmi che questo possa essere anche l'episodio finale. Ma potrebbe essere anche il penultimo, volendo. Quanto è enorme. Forse più grande, molto più grande di Vlitra. Beh, anche il Brahmaster era più grande di Vlitra, mi sa. Ma mi sa che lui è molto, molto più grande, ma proprio... minchia. A livello... proprio... enorme.
preparati perché stavolta non voglio sbagliare assolutamente nulla. Cannone cosmico! Ah no, ha fatto la difesa totale. E la Terra è salva? Cosa? È diventato gigante. O è lui gigante o le braccia? No, mi sa lui. Ah, beh certo, sta usando tutti i mantra di tutti, giustamente. Wisen era diventato anche lui gigante. Bello. Non so se l'apertura del core con tutte le braccia potenziate al massimo. Sì, guardalo, ha lo stesso colore di Wisen. Azura il distruttore. Porca troia, ma di cosa stiamo parlando? Sono gli stessi colori di Wisen. Infatti sta usando la sua forma gigante, ma con il potere unito di tutti. Bello, 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 bello. Oh, Durga. Mi sa che Azura è partito della serie proprio... È l'ultima volta che rivedrò questo posto per sempre, secondo me. Oh, dai. Questa scena. Quanto è bella. Vabbè. Bello. Nonostante gli altri siano stati molto stronzi, credo che abbiano capito il perché Azura stia facendo questo adesso. Bello, ho i brividi. Ho veramente i brividi. E per fortuna voliamo, dai. Sì, è una navicella spaziale. Però siamo più piccoli di lui, sì, siamo più piccoli. Ma dai, cos'è? Super Sonic questo? Ma ci sta lanciando dei piccoli pianeti? Non so che cosa stia succedendo, ma stiamo prendendo... A sto punto, guarda. Quando iniziano ad avvicinarsi, iniziano a schivare e basta. Perché stiamo prendendo molto danno. Wow. Sì, sta evocando dei pianeti e lui è più grande dell'universo. Wow. È grosso come la luna quella cosa. Forse anche di più. Forse più grande della luna. E ormai le mie dita dopo tutti sti smash di quadrato veramente non esistono più. Madonna, quanto siamo piccoli a confronto. Allora, questi sono dei piccoli pianeti. E quello è un sole. Aia. Sì, ma non ho neanche il tempo di schivare. Ma dai. Quanto sei enorme tu però. Cos'è un buco nero? Yeah!
L'abbiamo vista brutta questa, Ce la siamo vista proprio brutta. Bello però, cioè, wow, in tutto questo sta dando il meglio. Guarda, soldi ben spesi per comunque un DLC, che voi sapete che io odio il concetto di dover aggiungere cose che non sono presenti nel gioco base. Cioè veramente, io odio questa ideologia. Lo sapete che odio questa idea di dover aggiungere dopo. Però quando un contenuto è bello e basta, cioè veramente. Cos'è una supernova blu questa? Dai, su, dobbiamo riuscire a caricare la furia. Non manca molto, ce la posso fare. Ma queste mi fanno homing. Caricata finalmente. Qua, dritto nel cervello. Avrà fatto qualcosa? Hai voglia se abbiamo fatto qualcosa? Gli abbiamo proprio spaccata la fronte. Qua siamo entrati. Wow. Veramente, cioè, può solo che andare meglio tutto questo. Se questo è davvero il finale, per me, cioè, può solo che finire al meglio, veramente. Ho delle aspettative talmente alte che non me ne frega un cazzo di aver pagato per questo contenuto aggiuntivo. Orizzonte degli eventi. Non me ne frega un cazzo di aver pagato per questo contenuto, finché questo contenuto veramente vale la pena. Tutte e sei le braccia enormi. Cioè abbiamo la forza di 6.000 braccia tecnicamente. Tecnicamente, perché come ho detto quelle dovevano essere 1.000. E in questo caso ne abbiamo 6. Oh, di nuovo tu. La cosa assurda che non riesco a concepire effettivamente è perché lui fosse nel Naraka, nell'inferno. Ma io non lo voglio. Non me ne frega niente di guidare il mondo. Sono qui solo per menarti. Sì, come no. È una bolla di sapone. Si è di... Ah, ok. Stavo per dire, si è addirittura inchinato. No, non mi fido di sta faccia. Non mi fido per niente.
Ma poi non ho capito perché Mithra sia così importante, però... Cioè, non che non l'ho capito. L'ho capito, ma... No. Azura, io non schiaccerò quel quadrato. Non lo faccio. Non me ne frega niente. No. Non dopo tutto quello che abbiamo fatto. Per niente. Sembrerebbe che non ho altra scelta, vero? Ah! I refuse. How dare you fight? Beh, I will destroy you and your so-called world. Father. Non era quello che pensavo sarebbe successo, però accettando, intendo. Io non volevo accettare perché dopo tutto quello che è successo finora, accettare un compromesso del genere sarebbe stato più stupido che saggio. E questo è lo scontro finale, gente. E dai. No, mi dispiace. Niente bastone. Non mi ha preso. Ah, ok. Ha cambiato ambientazione. Ottimo. Non è il Naraka questo, però mi sa. O forse sì. Non lo so. In ogni caso, un'altra sequenza volante. Comunque questa mi sembra molto più facile da schivare rispetto a quella che abbiamo fatto poco fa, E lo dico con abbastanza convinzione. Aia. Niente pallina, mi dispiace. L'abbiamo distrutta? Penso proprio di sì. Allora, i colpi homing sono utilissimi, per carità. Però mi sembra che carichino molto di meno adesso, mi sembra, distruggiamo ancora sta palla. Ecco qua. Beccatela. Dai che forse con quest'altra raffica ci arriviamo alla furia. Perfetto. Devo fare attenzione. Voglio prendere i sincro perfetti. Ah, ma era un muro. Non era neanche la figura vera e propria, era solo un muro illusorio. Oh, sto essere è potente. Non ci sono cazzi. È potente lui. Uno di questi sarà triangolo, sicuramente. Sì, ma io sono lontanissimo. Lecca, perfetto. Meno male che ce l'ho fatta in tempo. Ah,
Aia, aia, aia. Comunque si vede che nella parte con Yasha era molto più... non debole lui, però nel senso faceva meno sul serio. Ok, super colpo della vita. Mi aspettavo quadrato stavolta. Lo ammetto che stavolta pensavo avrebbe usato il quadrato. Wow, certo che ce la mettiamo il tempo per caricare. In questa fase quando carica il laser mi sa che devo... continuare solo a muovermi. Bene, laseroni, sfere. Ma che palle. Hai rotto le palle. Grazie che mi hai avvicinato tu stavolta. Ecco fatto. Beccati una triangolata in bocca. Ecco qua. Perfetto. Oh, non abbiamo subito tanti danni finora, eh? Mi fa morire quando usa quella frase. Dai, su. Eccolo di nuovo. X, triangolo e menata in faccia. Dai che forse arriviamo alla furia. Perfetto. No, ancora non del tutto. E dai. Forse per arrivare alla furia devo arrivare a lui. Ecco qua, finalmente. Anche gli altri, forza. Tutti quanti, le braccia tutte sulla sua faccia. Oh, mi sa che qua si incazza e ora smash quadrato. Qua smashiamo il quadrato. Aia. Dai, l'ultimo, forza. Qua, qua, qua. Mi si spezzerà il braccio qui. Di già? Aia. Qua stiamo finendo le braccia stavolta. Non ho capito se si stanno rompendo del tutto però. Sì, si stavano rompendo del tutto. Con l'ultimo braccio grosso. Un super uppercut qua, sotto il mento. Bellissimo. Gli abbiamo anche rotto tutte le altre braccia.
Ecco qua. Uff. Wow. Wow, veramente. Abbiamo appena distrutto non una divinità, di più, l'esistenza qua. L'essenza. E ci sono rimaste solo su due braccia su sei. Oh, guardalo che si incazza anche lui stavolta. Mi sa che abbiamo esagerato qui, eh. Wow. È un buco nero. Ci sta assorbendo. Sta cercando di distruggere tutto. È appena scomparso. Oh, una nuova forma. Questo è inaspettato. Cosa cacchio sei? Wow, però, bello. Chakravartin, il creatore. Preferivo la forma di prima. Secondo me ci spacca con un dito adesso, ma veramente. Triangolo. Sì, lo sapevo. Addirittura. Wow. Vabbè, ma ci ha distrutto le braccia, quelle grosse, non quelle vere. E non abbiamo più il pezzo d'oro comunque meccanico, ce l'abbiamo solo sui pugni adesso. Wow, qua stiamo rasentando la forma umana, mi sa. Mi sa che stiamo rasentando veramente tutto ciò che c'è rimasto. No, vabbè, lo zawardo no, però. Dove? Beh, però riesco a colpirlo, eh. Io pensavo neanche quello. Ok, devo stare attento a questo attacco. Devo fare attenzione all'attacco ad aria qua. Devo fare molta attenzione agli attacchi aria. No, mi dispiace. Ma non ti lascio caricare. Giù, preso, perfetto, giù. Per fortuna. Qua non ci sono neanche più tempistiche ormai, cioè è proprio o lo eviti o lo eviti. Addirittura la sfera incredibile a suon di pugni, Asura? No! Ero preso dalla scena che non ho pensato al tempismo qua. Aia, no, questo era ingiusto. Ah,
Ok, devo ricordarmi qual è l'attacco che fa quell'area. No, lo zawardo di nuovo. Mi dispiace, ma non mi puoi fermare. Questi colpi li posso evitare anch'io. Stavolta non usiamo l'L2 perché si sposterà. E lo usiamo nel momento più appropriato, ovvero questo. Di nuovo. Giù. Dentro. Furia completa. Adesso non mi ricordo cosa c'era. Ah, adesso la schivata. Destra, sinistra. Giù. Su. Perfetto. E ora arriva lui. Ah no, qua ci sono i quadrati. Qua c'è lui. Stavolta non mi faccio fregare, mi dispiace. E attivo anche la furia. Non l'ha proprio sentito. Aura glorio di gloria. E invece ora lo senti, eh? Che ti dicevo? Senti il calore che ti trapassa, forza. Quadrato smash di nuovo? Bello, emozionante ogni singolo istante di questo cazzo di gioco. È stato stupendo. Bellissimo, bellissimo. Tutto, tutto, tutto è stato enorme. Compreso questo pugno. E credo che l'abbiamo ucciso. Credo che l'abbiamo distrutto ormai. Stupendo, stupendo veramente. Vorrei vedere un dettaglio di questo essere, se c'ha anche i buchi sulle mani o solo sui piedi. Perché se ce l'avessi anche sulle mani... Ce l'ha qua. Ah, lo sta facendo lui. È come se fosse controllato da un altro giocatore adesso. Guardalo! Qua è una sfida a chi sbaglia prima ora. Incredibile. Quadrato smash? La sua vera ragione. Eh no, e stavolta è lui. Eh no, mi dispiace. Solo io posso farla questa cosa. Bello, mi piace il fatto che sta combattendo come se ci fosse un giocatore dietro ora. Addirittura con una testata questo. Wow. Guardalo, non si regge più in piedi ormai. Non ce la fa, ha sbagliato il tasto. E alla fine,
Guardalo, non si regge. Non ce la fa, non ce la fa. Non ce la fai, non ce la fai. Mi dispiace. Bello. Vediamo, ce la fa? Ce la fa? Stavolta ce la fa? Ce l'ha fatta. Sì, ma non solo tu. Anche io ce la faccio. Il calore ancora ribolle dentro Asura. Wow. Il braccio gli ha spezzato. Bellissimo. Wow. Non potrò mai perdonarti. Oh, bellissimo, bellissimo. Ed eccola qua, infatti. Vediamo se stavolta esce dalla pallina. Perfetto. Wait. Giù! Dio mio! Ok. If you kill him, all the mantra will be lost. Without mantra, you cannot survive. Si può, si può. No! Volevo finirlo. You will still live. Quadrato o triangolo questa volta? Triangolo come sempre. Quanto ci dovrò mettere stavolta? Ok, dai, sta andando più veloce. L'ultima furia che attiveremo mai. E il creatore, ciaone. Distrutto completamente. Niente più mantra. Niente più poteri speciali. No. No, devo tenerlo in mano, metti che succede qualcosa. Dio mio. Stupid. No more crying. Smile. My wrath is finally over. Ciecato dall'ira, non era diventato cieco perché era morto. Ha senso questa cosa. Durga.
Bellissimo! Guarda, il mantra che se ne sta andando. Ah no, lo sta... Mi sa che l'accompagnano sulla terra e poi se ne andrà il mantra. No, 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 è bellissimo. C'ho i lacrimoni che vogliono scendere giù, è stupendo. Guardalo che se ne sta andando anche lui. Tutto, tutto sta svanendo. Dio mio, è stato... È incredibile tutto ciò. Sai quando pensi che... Lo scontro finale, l'eroe principale, vivrà per sempre, ha vinto. E invece... Anche vedere il protagonista che... Nonostante tutto, alla fine scompare, ti dà quel di incredibile, veramente. Non importa aver speso quei soldi per pagare un DLC che ha completato la storia o la continuata, se vogliamo. Finché è così importante, così pieno di contenuto, così incredibile, vale la pena, vale veramente la pena. Fanculo i DLC che ti danno le monetine, ti danno i power up. No, i veri DLC importanti sono quelli che fanno robe del genere. Cioè, wow, wow. Cioè, non ho nient'altro da dire, non ho parole, non ho... Posso fare la zoomata anche stavolta. Non ho niente da aggiungere, se non che è stato... Wow. Wow veramente, ragazzi. Incredibile. Veramente. Ok, c'è un after del finale. Vediamo. Rovine antiche e una città moderna. Lì ci sono le navi cadute. Ah no, forse era una montagna quella. No, è ancora la civiltà attuale questa. Quella del post sacrificio di Asura. Beh, non c'è più nessuno da pregare ormai, mi sa. Vero? Perché volete catturare quella farfalla? Lasciatela in pace. Mitra è adulta qui? Sì, è adulta. Ah no, forse quella è veramente una città. Forse, non ne sono sicuro. Bello. Ci sta questa aggiuntina. Parte 4, il Nirvana. Fine. E non solo questa parte è finita. B. S. Cazzo, se avessi ottenuto A. Se avessi ottenuto A, era... S anche in questa, dannazione. Oh, i bambini delle future generazioni. Una vita ben vissuta. La forza in arrestare, aura di gloria e nirvana. Wow, veramente. Ragazzi, è stata una serie fantastica, veramente. Veramente, veramente bellissima. E per quanto voi possiate credere che questo sia il finale, in realtà ci sono ancora due cose che dobbiamo fare in questo gioco.
Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per trovarmi sul sito Viola. Noi ci vediamo al prossimo Kanda, il Kanda segreto. Ciao!